Domenica 21 luglio, ulteriore concerto nell'ambito del Festival di Musica Antica, 21:15, Teatro Sanzio. Ne parliamo con Andrea Damiani. Vogliamo spiegare che cosa si farà durante questo concerto? Qual è la proposta? Il concerto sarà tenuto da uno dei gruppi di musica barocca più attivi oggi in Europa, grazie alla persona che lo guida, che è Amandine Beyer, una violinista francese oggi considerata tra le massime esponenti del violino barocco, e presenterà un programma ambientato nell'Inghilterra del Seicento con due musicisti, uno più famoso che è Harry Purcell e un altro meno noto che è Nicola Matteis. Nicola Matteis non è oggi noto al grande pubblico, ma all'epoca fu uno dei primi violinisti ad affermare la moderna tecnica violinistica, possiamo dire, e fu il primo degli italiani a trasferirsi all'estero e a fare una carriera, potremmo dire, di concertista. Tra l'altro sappiamo che era un musicista dal carattere un po' stravagante, che non tollerava quando suonava che ci fosse gente che parlava, che per l'epoca era diciamo un po' una stranezza, perché quando un musicista veniva messo a corte magari nell'ambiente c'era anche gente che faceva altro. E lui è stato uno dei primi ad imporre il silenzio durante i concerti, per esempio, ed aveva una tecnica eccezionale. Ha lasciato molta musica. E musica che a volte spazia anche nell'ambito, diciamo, un po' più della stravaganza, degli effetti, dello stupire in qualche modo gli ascoltatori. Quindi sarà un programma che oscillerà fra Matteis e Purcell, che è il suo contemporaneo inglese, quindi una musica un po' più compassata, più seria, più incentrata sulla polifonia, cioè più strumenti, più voci che suonano insieme. Ma è musica anche di un grande impatto melodico diciamo, una delle caratteristiche della musica inglese, infatti è un po' nel titolo del concerto, la melanconia, no? Questo spirito che ha a che fare anche un po' con la dolcezza del suono, con uno stato d'animo predisposto agli affetti e a riconoscere questi affetti nella musica.